diversi generi, da quella italiana a quella straniera, a quella neomelodica. Ci saranno varie sorprese comiche, sorprese danzanti, di luci, zumba, di tutto e di più. E io però tolgo la parola a me e do la parola alla musica e presento il primo interprete, non concorrente, il primo cantante. Primo, lui è una bambina, si chiama Bongo Rosa. Dov'è Bongo Rosa? Dov'è? Dov'è? Un applauso forte a Bongo Rosa, che non vedo. Ah, eccola lì, eccola lì. Cosa ci canta? Allora, Bongo Rosa ci canta una canzone datata 1969. Oh, ecco qui, ciao. Lì c'è il microfono. Una canzone arrivata ultima nell'edizione dello... Prendi. Dello Zecchino, ti aiuto io. Allora, questa qui è una canzone arrivata ultima all'edizione dello Zecchino d'Oro del 1969. E... che effettivamente l'ultima si conosce e la prima no. Sapete qual è arrivata prima nel 1969 allo Zecchino d'Oro? Vediamo? Lo sapete? Lo sapete? Tippi il coniglietto hippie, non lo sapevo nemmeno io, sono andato a controllare su internet. L'ultima si conosce e si chiama Volevo un gatto nero. Pasquale, microfono, base, canta per noi Bongo Rosa. Bravissima. Allora, quanti anni hai? 12. 12 anni. Ti posso chiedere una cosa? Perché canti? Perché mi piace. Perfetto, fantastico. Un grande applauso ancora di più perché a Bongo Rosa. Allora, facciamo così. Io questo qui mi sono fatto il balletto. È bello. Allora, secondo interprete. Si chiama Rocco Sorrenti. Rocco Sorrenti. E canta.
Facciamo un grande applauso a Rocco Sorrenti, eccolo qui. Buonasera Rocco. Allora, buonasera a tutti. Canta una canzone del 1970, no, che ha partecipato al Festival della Canzone Napoletana. Fu interpretata da un grande della musica napoletana che fino a pochi anni fa ha continuato a far emozionare intere generazioni di ragazzi. Lui si chiamava Mario Merola, giusto? Ed esordì nel 1962, sentite che storia, in occasione di una festa patronale. Mancava un cantante, degli amici lo chiamarono sul palco e disse: lo devi sostituire, manca, ci devi coprire 10 minuti. Lui salì e da lì in poi fu un'escalation di successi, conobbe Totò, lanciò Massimo Ranieri e di lì a poco poi presentò questa canzone che si chiama Chitarra Rossa. Rossa. A voi, grazie. Rocco Sorrenti. Triste solo se ne va, mo che non mi va più bene, ride una corona e spine, non te giorna già portà, e non sa c'è chi lo prega. Dindo cuore de volta la prese, per una via che non può spondare. Chitarra rossa, sta vita mia non la spezza, e di cielo casi me la passi. Chitarra rossa mi fa campana. Da ricordo prima fase, occhio bello, suona esposa, te facevi che ve ne sonna. Mo che non mi voglio bene, dinda una corona e spine, notte e giorno già portà. E non sa c'è chi all'ombra da notte passa, in due scure ma porta presa, fanno via che non può sfondare. Chitarra rossa, sta vita mia non ha speranza, è il cielo casi me la passi, chitarra rossa me fa campana. Chitarra rossa, falla. Grazie a te Rocco. Andiamo. Grazie Rocco. Grazie. Oh, ciao Rocco.
credo che ci rivedremo. Allora, prossima esibizione è una ragazza, si chiama Francesca Abatino. Francesca Abatino. Ed è una canzone che ha una storia molto recente. Innanzitutto iniziamo col dire che era, eccola lì il microfono, è una canzone che è stata tradotta da Pippo Cabalà nel 2010 per Alessandra Amoroso, giusto? Che poi la registra successivamente e viene pubblicata nel 2011. Il titolo originale è messicano, si chiama Mientes. L'hanno scritta Dom e Velez e poi l'hanno interpretata i Camilla. Noi oggi sentiamo però la versione in italiano, che è quella di Alessandra Amoroso, e ce la canta Francesca Abatino. Niente! Tu l'hai spento lasciando una ferita. Tu eri indispensabile per me. Se con gli occhi chiusi ho seguito te, cercando nel dolore un'altra me. Volevo darti un senso che non hai. Cosa vuoi? Tu non sei niente, io da te oramai non voglio niente, il tuo amore uccide e poi si perde, ma perdono non cercare qui, niente, anche se ritorni nella mente, nel mio cuore non rimane niente, mi riprendo il tempo insieme a te, ti appartiene solo a me. Sai, adesso che ho capito come sei, non è rimasto niente tra di noi, e il tempo ha fatto il resto fino a qui. Mai, insieme noi non torneremo mai, perché tu prendi tutto e niente dai, non eri la persona che ora sei, cosa vuoi? Tu non vuoi più niente, io da te oramai non voglio niente, il tuo amore uccide e poi si perde, ma perdono non cercare. Che se ritorni nella mente, nel mio cuore non rimane niente, mi riprendo il tempo insieme a te, appartiene solo a me. Grazie, questo lo tengo io. Allora, io capisco che tira vento e che un po' fa freddo, ma voi pubblico non dovete essere freddo, voi dovete essere caldo. Applaudite le mani. Quando cantano bisogna incitarli, perché c'è gente che è la prima volta che sale qui sopra, allora vedere così tanta gente di venerdì
Immaginate domani che è sabato e cosa ci sarà qui. Allora, vedere tanta gente oggi, per loro che è la prima volta, l'emozione fa tanto. Per cui se voi li incitate così, vedi, non cantano. Ma se invece li incitate così, oh, lo vedi che si canta di più, si canta meglio. Prossima esibizione, non lo vedo, si chiama Antonio Aucello. Dov'è? Eccolo qui. Buonasera. Buonasera anche a te, Antonio. Antonio ci canta una canzone che ha portato alla ribalta il cantante napoletano Tony Colombo, giusto? Del 1954, si intitola A Villeggiante. E canta per voi, Antonio, sulla stella. Eccola qui. Canta per voi, Antonio Aucello. Un applauso. Complimenti, veramente complimenti. Buonasera. Siamo arrivati a una signorina che si chiama De Palo Costanza. Ci canta un successone di Caterina Caselli. Dov'è? Prego. Pensavo fosse già sulla stella. Ecco lì il microfono. Oh. Buonasera. Allora, ci canta una canzone di Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare. Giusto? Che è successo? Problemi dalla regia. Ah, arriviamo subito. Vediamo.
Vediamo un po' allora, quale lato di Piazza Mercadante è più caldo? Aspettate, non ho dato niente. Al 3, 1, 2, 3, parte il lato. Aspettate. 1, 2, 3, parte il lato destro, mio destro. 1, 2, 4, 5, 6, parte il lato sinistro. Ok? Vai, 4, 5, 6. Aspetta, perché il lato destro ha applaudito pure? 1, 2, 3. Più seri quelli del lato sinistro, non hanno applaudito. Più seri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fantastico, man mano che si va avanti. Costanza, man mano che si va avanti diventano più caldi. Pensaci tu a riscaldarli un altro po'. Nessuno mi può giudicare. La verità ti fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno non mi può giudicare. So che ho sbagliato una volta, non sbaglia più. La verità ti fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già troppa gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità ti fa male, lo so. Per questo ne accoso mi piace quella. Grazie a te per aver interpretato questa fantastica canzone di Caterina Caselli. Oh, adesso c'è una piccola parentesi comica. Lui mi ha detto: io mi faccio chiamare l'uomo gallo. Il perché lo lascio a voi. Il perché lo lascio a voi. Lui si chiama Gerardo Curci, eccolo qui. Gerardo, hai bisogno del microfono? Buonasera. Gerardo, è acceso? Allora, buonasera. Gerardo, io vado, ti serve qualcosa? Posso? Mi serve un'altra persona vicino a me. Ti serve un'altra persona? Lui si presta bene. Mi serve un'altra persona perché da solo non ce la faccio.
da solo non c'è. Devi allargare un po' il guanto, se no non entra. Casomai, Gerardo, casomai possiamo pescare uno tra il pubblico. Così. È un ragazzo forte. Un ragazzo forte. Vediamo. Quel ragazzo là che si sta sbracciando da prima. Sì, a te. Vediamo. Va bene, Gerardo, va bene? Sì, va bene. Si è perso, ce l'hai, è caduto in qualche tombino. Dove sta? Vieni che ti mangio, vieni. Vieni. Non sai che ti aspetta, bello mio. Vieni. Mi sono mangiato gli uomini. Eccolo lì, sta arrivando. Oh, fantastico. Il microfono lo tiene lui? Sì. Lo ingaggiamo per un paio di minuti. Poi gli paghiamo anche la giornata. A mezz'altra. Arriva, eccolo qui. Forza. Eccolo qui. Facciamo un applauso. Come ti chiami? Vincenzo. Come a me. Vincenzo, come a me. Allora, Vincenzo, io me ne vado. Lui il microfono lo dà a te. Buon divertimento. Quando si arregge un po' il microfono, che devo allargare un po' il guanto. È una cosa mia. Quella lì è la cassetta degli attrezzi.
Dove è andato, signora? L'avete preso? L'avete recuperato? Va recuperato. Finito qui. Vai, Gerardo, vai. È tutta tua la scena, Gerardo. Questo è uno strumento che si usa per lavorare in muratura, elettricisti. E qua escono delle voci particolari. Ci sono due elefanti che stanno a pascolare in Africa e si chiamano Matthew Hoch e Daniel. L'elefante maschio chiama la femmina. Daniel certamente sa pascolare, deve fare l'acqua per i piccolini. Certamente l'elefante aspetta, lì per là passa un leone. Quanto è buono per l'elefante, non voglio mangiare. Così, sapete, l'elefante ha mangiato assai. E fa un po' di... Allora, lì per là, camminando pure nel bosco, passa qualche uccello. Grazie, buonasera. Grazie Vincenzo, grazie a Gerardo. Gerardo, beccati questo applauso, vai! Oh, eccola! Allora, eccola qui, l'arma del mestiere. C'è un altro stacchetto, ci discostiamo un altro po' dall'ambito canoro e andiamo sul ballo. Sul ballo, grazie alla scuola di ballo Mondo Latino di Michela e Roberto Bove, sita in strada statale Ofantina numero 22, ovviamente qui nel nostro paese. Che cosa ci fanno vedere? Un mix di zumba, per cui se sono pronte, sì, penso di sì, eccole qui. Un grandissimo applauso, io abbandono nuovamente il palco, c'è qualcosa che dà fastidio, solo l'asta. Buona visione. Oh, wow.
alzando la temperatura, yo te vi bailando lindo.
control. It's red food with a big afro. You like Bruce Lee, bro, I got the glow. Yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and they stare at me. Continuiamo a tenere il ritmo con le mani. I'm in a speedo trying to tear my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We hit it to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Wow. Ce la fate a restare 2 secondi con me qui sopra? Fiato? Ce n'è abbastanza? Ok, allora, un grande applauso al corpo di ballo che lascia il palco. Zumba. Chi dei due vuole descrivere? Anzi, facciamo così. Con uno lo diamo alla signorina. Signorina, signore? Signorina. Signorina. Uno lo diamo alla signorina e l'altro ce lo passiamo noi due. Allora, Zumba. Cos'è? Poche parole, spiegami cos'è. Zumba è una disciplina nata e ispirata dai ritmi latinoamericani, quindi salsa, bachata, cumbia, reggaeton, cha-cha e tutto quello che è la cultura latinoamericana, sommato a un'attività fitness, quindi movimenti aerobici. Insieme vanno ad unire e a formare un allenamento veramente, lo vedete, distruttivo, però molto molto divertente. Io vi consiglio, chi non l'ha mai provato a settembre, perché ora siamo in chiusura, di provarlo, tanto avremo una settimana di lezioni gratuite dove abbiamo la possibilità di farvi provare le discipline che noi vi proporremo. Riapriremo il 9 o il 10 settembre, quindi vi aspetto. Grazie. Grazie Michela. Oh, Roberto, questo lo chiedo a te. Che dici? Se riusciamo a farli alzare e a far fare qualche passo così, veloce veloce. Magari. Che ne dite? Vi alzate? Riuscite ad alzarvi? C'è un po' di spazio tra di voi? Allora facciamo così, loro sono seduti, penso che non si muovono, però dietro, guarda, c'è una marea di gente in piedi. Venite allora, tanti, guardate qui. Roberto. Venite qui se volete provare. Facciamo DJ, un piccolo tentativo. C'è una musichetta che si può mettere mentre Roberto tenta di far ballare quei quattro scatenati lì in fondo. Vediamo, ah, ok. Ci riusciremo? Io penso di sì, sono caldi. Oh, pronti, eh?
Tanto è semplicissimo. Però non vedo nessuno. Noi già l'abbiamo fatta la nostra fatica. Venite? Vediamo. Almeno... Ammazza, sei molleggiatissimo. Complimenti. Allora, io so che tanto ci vediamo dopo, quindi dopo ci riproviamo, che ti facciamo riscaldare un altro po'. Grazie. E a dopo. Grazie per questo. Continuiamo. Oh no, grazie a voi. Continuiamo con l'esibizione Canora. E sale sul palco Giordano Carmine. Ma prima di lasciare il palco a Giordano Carmine, io devo fare un ringraziamento, oltre che al service lì a Pasquale, anche a qui ai DJ, ai maestri di musica Matteo e Angelo. Quindi un grande applauso a loro, che dietro le quinte muovono quei tasti che permettono ai cantanti di cantare. Carmine ci canta un singolo pop del 15 maggio del 2007. È stata la canzone più scaricata in Italia negli ultimi 3 anni, ed è la canzone di Michael, scaricata da iTunes, non da canali vari che conosciamo tutti, da iTunes, classifica reale, quindi aggiornata per bene da iTunes, scaricata. La cantava Michael Bublé, la canterà oggi Carmine Giordano. Everything! You're a falling star, you're a getaway car. Swimming pool on a naked stick, and you're the perfect thing to see. And to play your chord, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what to do. Baby, don't pretend to know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through this crazy time, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. You're a carousel, you're a wishing well. And you let me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space. You're every minute of my every day. And I can't believe oh, that I'm your man. And I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see you through. And you know that's what our love can do. And the hell is crazy life, and through this crazy time, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. So la 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 la. So la 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 la.
every sun, and I am single on, 'cause you're my everything. Grazie. Bravissimo Carmine, grazie, grazie a me. Ora si scontrano i due microfoni. Vedete, il prossimo brano che ascolteremo è fantastico. Perché al solo pensare degli artistoni che l'hanno scritta e poi successivamente cantata mi vengono veramente i brividi. Allora, è stata scritta per Mia Martini nel 1990 da Franco Califano. Il prezzo vinse il premio della critica al Festival di Sanremo, e dato che lo vinse per la terza volta consecutiva, successivamente, poi dopo la morte nel 1996, le venne dedicato questo premio della critica. Infatti tutt'oggi è il premio della critica Mia Martini. Allora, la canzone è La nevicata del 56 e la ascoltiamo grazie ad Antonicello Liliana Pia. Liliana, ti prendo il microfono. Ecco qui. A te. La nevicata del 56. Oh!
luce dai, tu mi dici di sì. Oh, l'hai più vista così, che tempi quelli. Na na, na na. Tempi quelli. Parole da tutta candida, tutta pulita e lucida. Di sì, ah, l'hai più vista così, che tempi quelli. Bravissimi, un applauso. Grazie a te, no, lo prendo io, grazie. Ecco qui, e una gentilezza. Qui c'è corrente, se casomai qui vi fate male è davvero un peccato, rovineremo tutto. Per cui non state troppo attaccati al palco, ok? Tanto si vede lo stesso, si vede da dietro, si vede davanti, lo vede chi è seduto, lo vediamo tutti. Perfetto, ed era solo questo. Allora, il prossimo brano è stato vincitore del festival nel Sanremo dell'anno in cui sono nato io, nel 1988. La canzone, più che altro la poesia, recita così. Vediamo, prima di far salire il cantante che poi ce la proporrà, vediamo se, vabbè, la conoscete anche voi. Fa: perdere i capelli un po' d'argento li colora. La facciamo così, la ascoltiamo prima da Gerardo Cacciapaglia. Memorizzate. Oh, hai le fans, li hai pagate. Esci, andiamo. Il cantante che si proporrà questa canzone è Gerardo Cacciapaglia. Gerardo, vabbè, non parlo più, vai. Buonasera. È lui che canta Perdere l'amore. Un applauso. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliessi me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora. Rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami